21 dicembre, solstizio d'inverno. Nell'emisfero settentrionale del pianeta, la notte più lunga e il giorno più corto dell'anno. È dovuto all'inclinazione di 23 gradi e mezzo dell'asse di rotazione della Terra rispetto al piano della sua orbita intorno al Sole. Il moto che descrive fa sì che il cammino apparente del Sole nel cielo cambi durante l'anno. Nell'emisfero boreale, quando la nostra stella raggiunge il punto più alto rispetto all'orizzonte, si parla di solstizio d'estate, tra il 21 e il 22 giugno, mentre quando passa per quello più basso, si parla di solstizio d'inverno, tra il 21 e il 22 dicembre. Passato il solstizio, nell'emisfero settentrionale, le ore di luce cominceranno ad aumentare. Già le civiltà del passato si erano rese conto che il cammino del Sole nel cielo cambiava nel corso dell'anno in una maniera regolare, tanto da aver costruito monumenti come Stonehenge nello Wiltshire inglese per seguire i suggestivi spostamenti della stella madre contemplando il cielo.